Non c'era il jingle. Ah, il jingle è questa cosetta brevissima. Non avevo capito, Amos, come al solito non ho capito una mazza. Bellissimo. Bentornati, siamo sempre su Legnano in TV, canale 292, e siamo con il nostro primo ospite che avete già bellamente conosciuto perché fa parte appunto di una delle 8 contrade della città di Legnano. Stiamo parlando in particolare del Gran Priore di San Magno, Domenico Esposito. Bentornato. Grazie, bentrovata. Grazie. No, non so, se vuoi condurre tu? No, No, faccio fai io. pure te, non c'è problema. Grazie. Grazie della pietà. Allora, siamo qui per parlare di un evento che c'è stato 12. sabato 12 di gennaio, e abbiamo già accennato a questo evento nella scorsa intervista quando abbiamo presentato il calendario di Contrada. Parliamo in particolare del Maniero Nuovo che è stato inaugurato finalmente dopo un po' di anni di lavoro. Due errori. Primo, non è un maniero nuovo, ma è solo una parte del nostro maniero, che era il cortile che noi prima avevamo coperto con un tendone. E seconda cosa, i lavori non sono durati degli anni, ma sono durati alcuni mesi e basta, Ecco, perché questa cosa che quando però vieni mi rimproveri è bellissima, è vero? devo fare chiarezza almeno sulle cose che sono state Ma del resto il fatte. compito del Gran Priore è quello di rompere le scatole, così mi Esattamente. hanno detto, non so No, se è il compito del vero. Gran Priore è una cosa diversa. Non Ecco. rompo mai le scatole a nessuno, ma cerco di fare le cose le più giuste possibili nei confronti di tutti, che è la cosa principale del quale il Gran Priore si deve occupare, oltre poi a condurre tutte le varie pratiche di contrada, dai permessi per le varie feste a tutto quello che è l'organizzazione della contrada, tranne le feste del quale si occupa il capitano, la castellana e lo scudiero, perché ognuno ha il suo ruolo all'interno della contrada. Giusto, mica si può fare tutto, Ma ma ci mancherebbe noi, altro. tornando a bomba, se la regia è pronta per far capire meglio di che cosa stiamo parlando, abbiamo girato delle immagini dell'inaugurazione di sabato 12 e ce le vediamo e poi le commentiamo insieme. Perfetto. 1983. Il sogno, l'idea, la sfida. Trasformare una piccola fonderia dismessa in un maniero. Inizia l'opera. Si lavora alacremente. Tutti insieme. I lavori dureranno 3 anni. Poi, il 20 aprile 1986, si aprono le porte della nuova casa. 3 anni dopo, il sogno, l'idea, sono una realtà. Il maniero è pronto. San Magno ha la sua nuova casa. Il maniero subirà nuovi interventi di manutenzione e ristrutturazione. L'edificio di 3 piani che si affaccia su via Verchè prenderà nuova forma al suo interno, dove saranno ridisegnati nuovi spazi indispensabili per l'attività di contrada. Al terzo piano la sartoria, al secondo la segreteria e l'imponente aula consiliare. Al piano terra lo spazio ricreativo. Con la copertura totale del cortile e la realizzazione dei relativi impianti e accessori, il maniero di San Magno è finalmente completato. Che meraviglia! Vista? Allora, Ah,
Partiamo subito col dire che il tutto, la prima ristrutturazione, corretto, avviene nel 1986. Sì, noi abbiamo acquisito questo immobile nel 1983. Era una vecchia fonderia, era un cortile oramai abbandonato da un po' di tempo, ed è partita una prima ristrutturazione che ha coinvolto praticamente quello che per noi oggi è la sala d'armi e una piccola parte di cortile. In quel momento lì abbiamo visto che avevamo fatto l'acquisto del maniero. Ci tengo a precisare che la nostra contrada è stata la prima ad acquisire un maniero di proprietà, quindi abbiamo fatto un po' da apripista come in tante altre occasioni nei confronti di tutti gli altri. Dopodiché sono arrivati tutti, comunque adesso tutti più o meno hanno un maniero ed sono tutti molto belli. Però in quel momento era stata la prima contrada ad avere la proprietà di un maniero. Abbiamo iniziato i lavori, sono durati ben 3 anni, dopo da Corso Magenta, Cortile Guerciotti, ci siamo trasferiti in via Berché, dove da 33 anni noi viviamo la nostra vita di contrada, come oramai avete visto, in maniera... Ogni tanto facciamo dei lavori e quindi riprendiamo in mano tutta la situazione, il bandolo della matassa in rapporto anche alle esigenze che la contrada ha. Ecco, quindi 86, dall'86 esatto. In via Berché, sì. Ovviamente ricordiamo che... 20 aprile per la precisione, ricordiamo per chi non conosce di che cosa stiamo parlando appunto del maniero di contrada, che è il fulcro, il punto di riferimento ed incontro per tutti i contradaioli e per chi è un appassionato, appunto ognuno dei propri colori della contrada che preferisce, del palio. Quindi è un punto in cui ci si incontra, per cui deve essere bello e accogliente per forza. Ma dopo il 1986, nel 1996 fino al 98 è stata fatta un'altra ristrutturazione. 96-99 esattamente, è stata fatta la ristrutturazione della seconda parte del nostro maniero, che occupa il nostro bar, la nostra sala consigliare, la segreteria, e sopra in mansarda abbiamo la nostra sartoria, dove le nostre donne si ritrovano ogni settimana per realizzare i capi che portiamo poi in sfilata durante le nostre sfilate. Che è meravigliosa la sartoria. Tu l'hai visitata, quindi sei molto bene. Io l'ho vista e c'è possiamo dire un vero e proprio patrimonio. No, sì. Per quanto riguarda gli abiti, l'oggettistica, però arriviamo a quello che è il lavoro di oggi, il lavoro odierno, quindi la ristrutturazione, la manutenzione che è stata fatta dal 2017, giusto? Che lavori sono stati fatti? Allora, partiamo da un'altra visione. Finito il lavoro della seconda parte, noi abbiamo realizzato poi la cucina, che è stato un altro elemento fondamentale. Perché la cucina è stato fondamentale? Perché la cucina poi ha dato modo di aggregarsi sempre di più, visto la possibilità di poter cucinare all'interno della contrada e di creare delle situazioni di conviviali alla sera tutti assieme. Quindi da lì la contrada ha avuto una crescita importantissima, quindi quello che prima stava nel Salone delle Armi non è più stato possibile tenerlo, e quindi abbiamo realizzato, l'allora Capitan Barlocco ha pensato di realizzare il tendone, che era la prima struttura di copertura del nostro cortile. Devo dire molto onestamente che inizialmente non ero così tanto d'accordo, perché il cortile era una cosa che noi sfruttavamo molto bene d'estate, mettevamo i tavolini fuori, insomma. Perché era molto grande. Molto insomma, grande, era una situazione l'esterno, che... Esattamente. Cosa che non tutte le contrade hanno. Cioè beh, adesso ce ne sono alcune che hanno molto più spazio di noi. Quindi dopo questa costruzione che abbiamo fatto in maniera molto veloce, perché era una costruzione di quelle componibili, quindi è stata rapida la costruzione, la contrada ha continuato a crescere, e questa crescita ci ha portato poi a dover decidere, nel momento in cui dovevamo fare manutenzione a questo fatidico tendone che ha dato una mano grandissima alla crescita della contrada, di poter decidere di costruire qualcosa di definitivo, di solido, che ci potesse accogliere in maniera molto più degna di quella che era il tendone, perché il tendone era molto bello perché era trasparente, però dava delle grandi difficoltà di contenimento della temperatura, per esempio d'estate era molto caldo, d'inverno era molto freddo, quindi non era facile gestire questa cosa. Però devo dire che
noi negli anni, l'abbiamo usato per molti anni, ci ha sempre accolto al meglio, poi qualche difficoltà l'abbiamo avuta sicuramente. Ecco, quindi è sicuramente uno spazio molto più ampio per permettere di ritrovarsi sia, insomma, sia d'inverno che d'estate, e insomma i contradaioli sono stati contenti, immagino, no? Insomma. Allora, anche quali qua, sono state le prime impressioni? Anche qua vorrei fare prima un piccolo cappello, perché quando noi abbiamo pensato di costruire questa nuova struttura, non c'era la possibilità di costruirla perché le norme di quel momento non lo consentivano. Okay. Quindi ci siamo rivolti al comune con una domanda, ma il comune ha risposto che questa cosa, come si suol dire, non sa da fa perché le norme non ve lo permettono. Da lì a poco è stato modificato il PGT del comune di Legnano, di conseguenza noi abbiamo fatto richiesta al comune e l'allora sindaco per capire se c'era la possibilità di modificare alcune cose, alcune norme nei confronti delle contrade. E la cosa è stata presa in considerazione dall'allora assessore, quindi sono state modificate delle norme e hanno consentito alla contrada San Magno e a tutte le altre contrade di poter sfruttare meglio gli spazi che hanno all'interno, con delle regole ben precise di mantenimento finché la struttura rimane una struttura dedicata al maniero. È chiaro che se questa cosa cambia, sicuramente dobbiamo abbattere quello che è stato costruito, perché è scritto. Speriamo di no, perché, no, perché noi non sposteremo mai il nostro maniero. Al di là di questo, poi ci sono voluti tempi tecnici per preparare i disegni, per farli approvare, quindi noi siamo partiti, abbiamo costruito questa nostra struttura, che, al quale presto daremo un nome. Si dice già qualcosa, ma il consiglio alla contrada non si è ancora espressa, quindi non dirò mai nulla fino a quando la contrada non avrà preso una posizione. E al mese di maggio, quando noi abbiamo iniziato le nostre cose, pian pianino abbiamo realizzato durante l'estate quello che avete visto nel filmato, la parte finale, che abbiamo inaugurato sabato sera. Questa struttura ci consente di fare tantissime cose, perché è una struttura innanzitutto in classificazione energetica B, quindi è una struttura che si commenta da sola come classificazione energetica. Quindi avremo, ecco, spieghiamo cosa caldo, significa magari a chi. Certo, non... caldo d'inverno, fresco d'estate, ricircolo dell'aria, abbiamo degli ottimi velux sul tetto per portare dentro luce, delle grosse vetrate per portare dentro tantissima luce e tanta aria anche quando non serve né il caldo né il freddo. Quindi è stata costruita per ospitarci in tutte le stagioni, come noi d'altronde frequentiamo la contrada oramai in tutto l'arco dell'anno. E abbiamo fatto un grande vespaio sotto per isolarci dal terreno, quindi anche lì per arrivare alla classificazione energetica molto importante. Dopodiché abbiamo installato all'interno chiaramente tutto quello che serve per fare dei video, per fare delle cose che poi ci consentiranno, spero, di affittare questa sala anche per altri scopi e poter anche sfruttare meglio gli spazi che abbiamo, perché è un vero peccato che i manieri rimangano chiusi, cioè durante l'arco della settimana vengono aperti un paio di volte, tre quando facciamo le nostre serate, e poi durante tutto il resto della settimana rimangono inoperosi. Secondo me sarebbe meglio sfruttare meglio la struttura. Ecco, volevo dire a proposito appunto di questo, perdonami, che per chi non sapesse, appunto, non conoscesse la realtà legnanese dei manieri del Palio, ecco, i manieri sono dei luoghi in cui ci si può ritrovare e in cui ci sono appunto dei saloni belli, proprio come quello che ci hai descritto poco fa, in tutte le contrade, in cui si possono fare delle feste, stare insieme, quindi ecco, sono a disposizione, diciamo, della città, ovviamente sotto il benestare di del consiglio di contrada, ovviamente. E quindi, come hai tu ben detto, se non conoscete queste realtà, provate magari ad informarvi
presso appunto le 8 contrade che hanno tutte un sito, in particolare il sito della contrada di San Magno è www.info-san-magno e si arriva facilmente. Perfetto. Oppure basta cliccare San Magno che si arriva ovunque. Si aprono delle pagine meravigliose sia su Wikipedia che sui appunto il vostro meraviglioso sito e potete appunto consultare e vedere quello che è stato fatto durante questi tempi e perché no magari decidere proprio di approdare in una delle 8 contrade, in particolare nella tua, visto che è appena stata rifatta, quindi certo. Se c'è una curiosità si può fare, oltre ovviamente vi ricordo che potete seguire tutti gli eventi che le contrade fanno sui relativi siti e in particolare voi ne fate molti, no? Beh sì, diciamo che lo scorso anno è stato un po' drammatico perché non c'era la struttura, quindi eravamo in difficoltà. Abbiamo ripreso e abbiamo ricominciato alla grande perché c'era la voglia di stare in casa propria, perché c'era la voglia di rivivere in maniera come si è sempre vissuto. Noi siamo un gruppo, abbiamo moltissimi giovani, quindi un bel gruppo di persone che durante l'arco dell'anno vivono la contrada, moltissimi si avvicinano di più nel mese di maggio perché è il fatidico mese del Palio, però è chiaro che la contrada vive 365 giorni all'anno e per 365 giorni all'anno noi siamo all'interno del nostro maniero più o meno sempre, comunque sempre il lunedì e il giovedì dopo le 9, chi volesse venire a trovarci anche solo per bere qualcosa al nostro bar è fattibile. E quindi siamo aperti a tutto, io credo che tutte le contrade sono aperte per avere maggior ospiti possibili, è chiaro che io parlo della mia, per far conoscere, per diffondere il verbo di diversi colori, no, diciamo così, è chiaro che io diffondo molto di più il rosso bianco rosso, vedi che ho imparato, perché bravissima. La prima volta che io andai nel maniere di San Magno ho detto altri colori che in questa sede davanti a te non si possono dire, ma io sono amico anche di quella contrada, ho tantissimi amici, però è chiaro che per noi è la nostra nemica come noi siamo nemici per loro, ed è uno sfottò che ci portiamo avanti durante l'arco dell'anno e in particolare nel mese di maggio. Va bene, allora io purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito, peccato. Finisce sempre velocemente. Sì, io volevo farti leggere gli eventi di un'altra contrada, ma tu mi hai bocciato la proposta. Assolutamente cassata la bocca. Ecco. La proposta. Volevo farti un'ultima domanda, chi vince il Palio? Questa è un'altra domanda, posso guardare dall'altra parte? Io faccio delle cose che non si devono vedere, grazie. Va bene, allora noi salutiamo il Gran Priore Domenico Esposito e ci guardiamo insieme il TG dell'Economia da Italpress 24 e poi torniamo in studio. A presto.